mettersi alla prova e sviluppare un'idea per un tempo breve, quindi invece che moltiplicare gli elementi di narrazione, sviluppare una sottrazione, cioè fare produrre delle sintesi complicative in tecnica vista, in video, in computer animation è un po' costoso, per cui bisogna vedere se si può, forse insomma, così sviluppare delle strategie di comunicazione e tentare così, più che farsi il proprio lavoro diciamo così, di ricerca narrativa dentro casa, tentare di progettare la propria comunicazione. D'altronde non c'è altra possibilità, perché altrimenti i musei sono una struttura che è di là da venire. Bisogna anche essere un po' ingenui e ottimisti, se no si decide di fare impiegato un mistero. Bisogna far crescere e sviluppare questa situazione emergente, tra l'altro di un'altra generazione. Esiste un'altra generazione, io ho 33 anni e sono ancora molto carica di logorrea, sono ancora molto carica di ipertrofia analitico-concettuale probabilmente. Esiste una giovane generazione che ha 22 anni, 25 anni, che non ha nessuna presunzione di sviluppare delle opere, che dice io avevo il mio video registratore a casa, ho cominciato a giocherellare, a fare dei montaggi, mi sono venute le idee, ho scritto il mio primo lavoro che era in realtà un sogno che avevo fatto la notte prima, ho preso il Super 8, l'ho girato, l'ho montato, ho fatto questa cosa, non ci sono i dialoghi, c'è un bel lavoro di sonorità, tra due mesi mi viene un'altra idea e faccio un'altra cosa. Per cui alla fine forse questo atteggiamento di questa giovane generazione, che appunto è la generazione cresciuta con un altro tipo di ritmo audiovisivo, deve essere stimolata, perché è una generazione che non si rivolge al discorso artistico, non è neanche poi stupidamente cinica, ma giocherella, tenta di scrivere. E c'è la pausa del mangiare, tu stai lì che stai montando e dice no, io adesso mi alzo e faccio tutto così, dai, tra l'altro discorso. E tra l'altro, voglio dire, si può appunto creare denaro, creare mercato, immettere nella grande televisione classica delle piccole schegge creative, che sono piccole cose e poi possono anche crescere. Quindi in realtà penso che in Italia bisogna fare quasi una piccola mappa di persone con le quali costruire le strategie di intervento nella televisione, che non sia il programma colto, logorroico e noioso, e quindi come è stato fatto qualche volta quando si è portata la videoarte in televisione, voler spiegare. Da sempre abbiamo detto, io me lo ricordo, quando per un periodo ho fatto il pubblico fotografico, cioè sempre se si è detto che sono le immagini che parlano da sole, quindi che cosa si potrebbe fare è quello di costruire delle strategie di intervento di palinsesti, cercando di ritagliarsi dei piccoli frammenti che sono 3 minuti, 5 minuti, e cominciare da lì a vedere che cosa può venire fuori. Sperimentare così tutte queste cose all'interno di un tempo brevissimo, il che vuol dire che ci si costruisce una professionalità che fa soffrire molto, perché un conto che tu puoi parlare per un quarto d'ora, un conto che ti si dica mi devi dire tutto in 3 minuti, allora tu sei qui che soffri perché devi dirlo in 3 minuti. Per cui può essere tentativo, che vuol dire che non è che bisogna fare questo per un anno, questo si tenta per 6 mesi, poi tra 6 mesi ci si inventa un'altra cosa, perché questo è un altro tema molto, secondo me, molto, molto sofferto,
processe, le cose, di sperimentarne le altre dopo 3 mesi. Il ritmo produttivo. Hai fatto esperienza e tra 6 mesi ti viene un'altra idea e poi un'altra ancora. È così che secondo me si cresce, è così che la sperimentazione può essere al servizio della produzione e può essere uno stimolo per un altro tipo di consumo. Ma qui poi andiamo troppo lontano e non sono un professore universitario, non me la sento di fare questo discorso. Per cui l'unica cosa che mi preme dire in questo momento è esercitarsi con il formato corto, usare la tecnologia che più, per cui io sposto anche il discorso sul fatto che il video sì, però va detto che no il Super 8, cioè questa cosa dell'estinzione, no, deve essere video, non deve essere Super 8, non deve essere 16 mm, ma i ragazzi usano i mezzi che hanno, non è che possono entrare in una struttura di servizio e dire fatemi usare il pen box gratis, quelli ti scacciano a calci, allora è più facile che si possono comprare una piccola telecamera o usare il Super 8 del fatto. Semmai formulare un vocabolario esatto di quella che è realmente la computer grafica. Quindi ci siamo chiesti perché non raccogliere un po' il materiale dell'esistente, di quello che esiste nel campo internazionale. E poi parlare, se esiste, della computer art, per esempio. Cioè è inutile cominciare a sfiorinare affermazioni sulla computer art quando non sappiamo se esiste la computer art. Il nostro è stato un discorso più che altro un po' denigratorio, un po' cinico se volete, ma abbiamo notato che mentre da una parte la tecnologia aveva raggiunto dei livelli altissimi, dall'altra parte il livello di creatività da parte degli operatori culturali, degli artisti, non aveva raggiunto un livello simile. No? Il diffusire dei casi di entusiasmo che spesso contraddistinguono interventi in questo settore. In molti casi o c'è così una misconoscenza, una conoscenza inesatta, insufficiente di quanto è avvenuto nell'ambito della sperimentazione artistica in generale nei decenni passati. Se il rapporto arte-tecnologia, questa è un'affermazione banale, non nasce con l'inizio della sperimentazione nel campo della computer graphics e della computer art. Spesso però c'è questo equivoco, l'abbiamo visto anche in passate edizioni della Biennale, dove appunto il rapporto arte-tecnologia, ma anche il rapporto arte-computer si riduceva alla creazione di immagini sintetiche, tramite computer non è totalmente vero. Il computer da anni viene usato, per esempio, nell'ambito anche dell'installazione, nell'ambito di certe forme di arte ambientale e di certe forme di arte performativa, che soprattutto negli Stati Uniti. Così come in Italia si è scoperto l'uso del laser 4-5-6 anni fa nell'ambito della forza della spettacolarità, mentre le prime ricerche, il primo utilizzo in campo artistico avviene negli Stati Uniti negli anni 60. Non si vuole minimizzare la situazione statunitense, non si vuole dire, ed è fin troppo facile in questi casi dirlo, appunto, che tutto è già stato fatto, ci sono state le avanguardie artistiche, tutto ritorna, tutto rientra in circolo. In parte è vero, in parte penso necessario essere coscienti. Io penso che ci sia così poca riflessione stiamo parlando appunto della situazione in Italia e di come si parla di queste cose in Italia, scarsa riflessione sugli utilizzi del metro. Nessuno. Mentre invece dovrebbero far parte della normalità nell'ambito per esempio professionale di un grafico. Mentre invece da una parte assistiamo, ho un timore sacrosanto, no, di queste macchine, quasi come se esse volessero un pochettino limitare la creatività individuale.